Terza udienza venerdì 11 settembre 2015, persone citate in udienza. Maura Panarese, madre di Yara Gambirasio, Fulvio Gambirasio, padre di Yara Nicla Gambirasio, unica zia paterna. Daniela Rossi, insegnante di ginnastica ritmica. Ilaria Mecca, Silvia Brema, Laura Cappelli, insegnante di ginnastica ritmica. Martina Dolci. Amica di Iara, iscritta ai corsi di ginnastica ritmica, Mauro Besana, compagno di classe. I primi chiamati a deporre nel processo contro Bossetti Massimo Giuseppe sono la madre di Iara, Maura Panarese, e il padre Fulvio Gambirasio, che, su domande esplicite sia del pubblico ministero Letizia Ruggeri che degli avvocati di Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini tracciano il profilo umano della loro figlia. Una ragazza normale la cui giornata è scandita dagli orari scolastici, dallo studio pomeridiano, dalla frequentazione serale presso il centro sportivo di Brembate di sopra dei corsi di ginnastica ritmica che rappresentano gran parte del suo mondo. Un amore sviscerato per questa disciplina che probabilmente le consentiva di esprimere a pieno tutta la sua vitalità una vitalità messa in risalto dal padre Fulvio che tra le lacrime con le sue parole la fa rivivere ricordandola mentre volteggia, corre, salta, fa le capriole. Qualsiasi cosa facesse, ogni suo movimento era da cerbiata, un continuo muoversi ritmicamente che talvolta lo induceva a dire «Iara, basta!» Un racconto struggente e drammatico, quello di Fulvio che quasi fa avvertire la presenza fisica della figlia in aula. Uniera basta, detto con così tanto amore, transigliozzi e lacrime, da portare quasi alla commozione e alle lacrime più di un presente e da turbare profondamente uno dei giudici popolari. Mm. Oh, don't stop sinking on me. Don't make me feel this way. Mama, he's a lonely. You know that I wanna do sad. Don't be cruel to a harvest tree. Why, should sure will be a part. I really love the bells of my heart. I really you, baby. don't have a Impassibile ai singhiozzi, alle lacrime, Bossetti, occhi continuamente fissi sul volto del padre di Yara durante l'intera deposizione. Di questo, non tradisce alcun sentimento, di ghiaccio. Il racconto non sembra riguardarlo per nulla. Il processo sembra riguardare gli altri, non lui. Probabilmente è questo che vuole trasmettere con la sua glaciale presenza. Anche l'accuratezza con cui esteticamente si presenta, basette curate, gel sui capelli che fermano due tirabaci, una maglietta rocco con dicitura Rock is my way, tendono a dare l'idea che il processo non lo riguardi. D'altronde ha sempre sostenuto che non è stato lui. Sia la madre di Ara, Mauro Panarese, che il padre Fulvio. Non degneranno durante la loro lunga deposizione durata nell'insieme oltre tre ore, non degneranno di uno sguardo Massimo Bossetti, che quasi in segno di sfida e quasi per supportare e dimostrare la sua estraneità ai fatti imputatigli, non distoglierà neanche per un attimo il suo sguardo dai genitori di Ara. Sembra però avere un attimo di approvazione segnato. Sull'enigmatico viso, quando entrambi i genitori di Iara, richiesti se avessero mai visto o conosciuto Bossetti, rispondono entrambi: Mai visto, mai conosciuto. Con una precisazione a posteriori da parte di Fulvio Gambirasio, richiesto se aveva particolare confidenza con la figlia, il padre Fulvio continua sottolineando che la figlia era solita esporre e dire i suoi problemi alla madre. Problemi normali della sua età, un'età che rappresenta il passaggio per divenire donna. Iara, afferma la madre, non aveva avuto esperienze sentimentali e non ne aveva. Era ancora un adolescente. Ad entrambi i genitori viene richiesto poi di ricostruire la giornata del 26 novembre 2010, giorno della scomparsa della loro figlia. Iara esce di casa alle 17.30. Deve portare uno stereo al centro sportivo di Brembate. Sarebbe dovuta rientrare per le 18.45. Il tempo massimo di ritardo per Iara, come afferma il padre, era di 10 minuti. Fulvio Gambirasio rientra a casa con il figlio Nathan alle 18.50. Iara non è ancora rientrata. I genitori l'attendono da un momento all'altro. Aveva promesso, uscendo, che sarebbe rientrata per le 18.45. Verso le 19-19.10 la madre, preoccupata per il ritardo, chiama Iara al cellulare. Nessuna risposta. Dopo tre squilli scatta la segreteria. Da questo momento in poi quel ritardo, che sembrava essere dovuto ad un contrattempo o capriccio, si trasforma in angoscia. I genitori iniziano a cercarla un po' dappertutto, per le vie del paese, lungo il tragitto di strada che Iara percorreva per il ritorno a casa attraverso telefonati alle amiche, alle insegnanti di ginnastica, alla zia, alla compagna di classe, per sapere se a scuola era successo qualcosa. Qualche volta Iara, che veniva soprannominata Iara il coyote, perché portava l'apparecchio per la correzione dei denti, veniva presa in giro dai compagni di classe. Cose da ragazzi, niente di più, minimizzerà il padre. A scuola non era successo nulla. Così conferma Chiara, una sua compagna di classe, che era stata sentita per telefono dalla madre. Il padre, preoccupato, abbandona immediatamente l'idea di trovarsi con gli amici per una cena di lavoro già programmata e, dopo aver detto alla moglie di informare i carabinieri, vaga un po' per le vie di Brembate nella speranza di vedere Iara. Ma, visti i vani tutti i tentativi, alle 20:20-20:30 circa. Si presenta alla caserma dei carabinieri di Ponte San Pietro per effettuare la denuncia della scomparsa della figlia. In caserma vengono attivate le procedure per individuare e localizzare il cellulare di Ara e soprattutto per sapere se il cellulare è acceso o spento. Il cellulare pare risulti nella zona di Calusco, ma essendo stato usato per la localizzazione il sistema di ricerca Carro, un sistema che individua i cellulari per macroare si è adoperati in seguito per attivare altre procedure onde risalire all'esatta individuazione. Mentre si parla del telefonino, Bossetti pare raddoppiare le sue attenzioni per quanto viene detto. Di norma sembra che nessuna parola gli sfugga, ma in alcuni momenti quando vengono riportati gli orari o quando si parla di telefonini, l'attenzione dello stesso sembra raddoppiare. Gli avvocati della difesa, Claudio Salvagno e Paolo Camporini, ad entrambi i genitori chiedono poi se la figlia Iara era più o meno forte fisicamente, se era muscolosa ed agile. Iara era abbastanza agile e forte fisicamente, quanto affermano i genitori. Dopo la deposizione dei genitori di Iara, la seduta viene rimandata al primo pomeriggio per le 15.30. Si inizia con la zia paterna di Iara, Nikla. Pressato il giuramento, la zia si accinge a rispondere, ma viene interrotto dall'intervento dell'avvocato di Bossetti, Paolo Camporini, il quale fa presente che in aula manca l'imputato. In aula, tra il pubblico, qualcuno pensa che Bossetti abbia rinunciato ad assistere. Così non è. Arriva Bossetti anche se in ritardo. Il processo riprende: sono le 15.55. Bossetti mantiene la stessa impassibilità, anche se sembra leggermente più rilassato, forse per stanchezza o più probabilmente per l'attenzione accumulata in mattinata. Alla domanda se esisteva un diario segreto di Iara, la zia Nicla risponde che la nipote era in possesso del solo diario scolastico e che per diario segreto si intendeva quello scolastico dove Iara notava tutte le sue cose di natura scolastica, date di compleanni e similari. Non so se era un diario segreto. Alla domanda se la nipote si confidasse con lei, Nicola risponde: Mai ricevuto strane confidenze da mia nipote. Gli avvocati difensori chiedono ed ottengono di poter visionare tutte le pagine del diario che verrà messo a loro disposizione dalla famiglia. Dopo la testimonianza della zia paterna di Ara Nicla è la volta delle testimonianze delle insegnanti di ginnastica ritmica. Daniela Rossi, insegnante di ginnastica ritmica più anziana in grado. Non sapevamo che sarebbe venuta, ma la sua presenza in palestra era una cosa normale. Le piaceva stare con noi. Il giorno prima si era discusso fra gli insegnanti sulla necessità o meno di poter disporre di uno stereo. Discorta per l'esercitazione di ginnastica artistica in programma per la domenica successiva, il 28 novembre. Era presente alla discussione anche la sorella maggiore di Iara, Chebba, che aveva fatto presente di averne uno in casa. Sapevamo che una delle due avrebbe consegnato in tempo lo stereo. È arrivata per la consegna Iara. Mentre continuavamo l'allenamento, si è seduta sul tappeto onde meglio seguire le esercitazioni. Poi, prima di andare via, è venuta a salutarmi. Mancavano 20-25 minuti circa alle 19. Ilaria Mecca. Iara è arrivata alle 17.30. Si è fermata con me circa un'ora. Lo ricordo perché in palestra c'è un grande orologio. Doveva rientrare a casa per le 18.30. Mi ha detto che dovevo andare a casa, altrimenti la madre si sarebbe alterata. Si adirava in caso di ritardo. Il grande orologio della palestra segna le 18.40 quando Yara salutandosi avvia verso la porta principale della palestra. A tutte viene chiesto quali indumenti indossava Yara al suo arrivo in palestra. Concordano sull'abbigliamento un po' tutte le risposte, leggings neri, maglietta azzurra. Viene chiesto se Yara si fosse tolta il giubbotto o meno e se viene notata la presenza dei suoi guanti. Laura Capelli, insegnante di ginnastica ritmica, riceve una telefonata da Daniela, Ru da Daniela Rossi per avere informazioni su Iara se per caso l'aveva vista. Daniela Rossi, avendo ricevuto due telefonate dalla mamma di Iara, Maura Panarese, che chiedeva informazioni sulla figlia che non aveva ancora fatto rientro a casa, preoccupata si informa presso la collega di lavoro, Laura Capelli. Laura Cappelli dichiara di non averla vista. Mauro Bezzana, all'epoca compagno di classe di Yara, afferma che Iara il giorno era serena, che era in buoni rapporti con tutti. Non ricorda che venisse presa in giro o che avesse qualche simpatia particolare per qualcuno. Silvia Brema è la testimonianza più drammatica della giornata per le lacune di memoria palesate dalla testimone. Non ricordo, può essere, me lo riferivano. Non ricorda? Lei sa se non ricordo, non ricordo di preciso. Lei si ricorda? Attualmente non me lo ricordo. Non ricordo, probabile. Almeno credo, molto probabile. Non ricordo, può essere. Non ricordo, non mi pare, può essere, non credo. Può essere, sì, può essere. Dopo che gli avvocati procedono alla lettura dei verbali delle dichiarazioni resi a suo tempo, Silvia Brema conclude: allora mi sbaglia. Di fronte a tanta smemoratezza l'avvocato Paolo Campurini osserva, ricorda un po' poco, non è da meno l'altro avvocato di Bossetti, Claudio Servagni, che affonda l'attacco sul giubbotto di Ara, cioè la DNA di Silvia Brema, in quantità industriale. Interviene sia il pubblico ministero Letizia Ruggeri che il presidente della Corte Antonella Bertoia, che ribadiscono all'avvocato che la posizione di Silvia Brema è stata abbondantemente chiarita risultando la stessa del tutto estranea ai fatti. Precisano che essendo stata la sua insegnante poteva avere avuto certamente contatti fisici con Iara. Pertanto il Presidente della Corte ribadisce il suo deciso no a indagini parallele, il suo deciso no a piste alternative. Verranno presi in esame soltanto fatti rilevantissimi atti ad incolpare o a scagionare l'imputato Massimo Bossetti. Silvia Brema, in conclusione, sottolinea che Iara aveva con lei un approccio scherzoso, per cui un contatto fisico era possibile al momento di incontrarsi e salutarsi. A tutte le insegnanti l'avvocato Paolo Camporini mostra un foglio sul, sul quale è tracciata una grande X. Una fantomatica analogia tra la lesione a riscontrata sulla schiena della vittima Yara e appunto il simbolo utilizzato nella ginnastica che vuol dire senza mani. Simbologia sconosciuta a detta delle risposte a tutte le insegnanti di ginnastica che si sono succedute nel banco dei testimoni. Un segno utilizzato nei testi di istruzioni per le lezioni e la pratica della ginnastica artistica che vuol dire senza mani. Martina Dolci, la principale amica di Yara, ultima persona contattata da Yara tramite sms alle 18.2501 Yara riceve un sms dall'amica Martina. A che ora ci dobbiamo trovare domenica? Yara risponde alle 18.44.14. Risponde a Martina, dobbiamo essere lì per le 8. Sono le ultime parole scritte da Yara, seguono di qualche minuto le ultime parole pronunciate da Iara nell'abbandonare la palestra per avviarsi verso la porta principale. Devo correre a casa, mamma mi aspetta. Da questo momento il buio. Non risponderà infatti a quell'ultimo sms dell'amica. Ok, grazie, ciao. Sono le 18.49.49. 49. Un grazie e un ciao che rimarrà tragicamente senza risposta. La distanza fra la palestra e l'abitazione di Gambirasio in via Rampinelli è di solo 700 metri, percorribili secondo un'analisi fatta dai carabinieri in soli 8 minuti circa. 8 minuti e 700 metri fatali, tempi e distanze minime tra la salvezza e il dramma. La ginnasta di Brembate di Sopra sta già affrontando il suo incubo. Non ricordo, mi pare, forse, probabile, non sono sicura. È passato tanto tempo, può essere, non ricordo di preciso, me lo riferivano, allora mi sbaglio. Sono le sabbie mobili della memoria dei testimoni chiamati a deporre sulle quali sono andati a sprofondare scomparendo le speranze di risposta alle domande di accusa e difesa. L'oblio dei ricordi è il motivo dominante della seduta pomeridiana. Tutte le testimonianze, eccezione fatta per il genitori di Ara, Maura Panarese, Fulvio Gambirasio e la zia Nicla hanno in comune i non ricordo, i mi pare, i forse, i può essere. Al contrario, l'elemento che accomuna tutti i testi, compresi i genitori di Ara, è la certezza di non conoscere o di avere conosciuto o visto l'imputato Massimo Giuseppe Bossetti». Con una precisazione che intende fare il padre di Ara, Fulvio Gambidasio, il quale ricorda vagamente un ragazzino girare per brembate di sopra in scooter e in bicicletta. Finestre di lontani ricordi, così li chiama, di un ragazzino che scorazza in bici pedalando per brembate. Per il resto, per tutti i testimoni della terza udienza che sfilano davanti alla corte, Bossetti è un illustre sconosciuto sino al momento dell'arresto. Quando il suo volto campeggia nei giornali e nelle trasmissioni televisive. Un volto, un viso, un corpo presente ora di fronte a loro, un viso caratterizzato da glaciali occhi chiari, da un pizzetto a mosca, dal gel che fa luccicare leggermente i suoi quasi biondi capelli. Un viso ancora bronzato, incastonato tra due fini basette curatissime, non molto lunghe, che fanno raggiungersi, come già detto, al pizzetto sotto il labbro inferiore, inferiore e quasi invisibili fili di baffi. Predomina nel suo volto la luce dei suoi occhi chiari, il tutto su un corpo non molto alto, asciutto, quasi atletico, dal busto eretto e dalle esili spalle dritte. Questo è Maglietta a camicia bianca, scarpe sportive nere, blue jeans. Di tanto in tanto corruga leggermente la fronte. Tutti i suoi movimenti sono molto lenti, non trappelano alcun motivo di apparente nervosismo. Nemmeno quando in aula viene data lettura di uno scritto indirizzato alla famiglia Gambirasio, nel quale un suo ex compagno di cella del carcere di via Gleno a Bergamo, manifestando attraverso lo scritto la sua vicinanza ai genitori di Ara. Per la perdita della loro figlia lo apostrofa come l'animale, l'animale di Bossetti. Il presidente mette semplicemente agli atti lo scritto e non lo ammette come prova. Gli avvocati i difensori fanno notare che il delinquente di Cremona, autore dello scritto, ha preso in giro le autorità, compreso il PM, Letizia Ruggeri, e che è uscito dal carcere e vi è velocemente ritornato. A questo punto lo sguardo quasi ironico e sarcastico dell'imputato si sofferma sulla figura del PM Letizia Ruggeri, mastica lentamente Bossetti, fa di mandibole, di tanto in tanto lancia qualche sguardo fugace ai giurati, altrettanto fanno i giurati nei suoi confronti. I loro sguardi però non si crociano mai. Si evitano, l'imputato Massimo Bussetti non abbasserà mai lo sguardo durante l'intera udienza, sia nei confronti di entrambi i genitori di Ara, sia nei confronti di tutte le persone chiamate a testimoniare. Terrà sempre lo sguardo fisso su dieci, quasi in segno di sfida. Nessun muscolo tradisce le sue sensazioni. Una sfinge dai biondi capelli oleati tendenti al brizzolato argentato. L'avvocato Paolo Camporini, in apertura di udienza, in mattinata aveva posto alcune domande specifiche alla madre di Yara, circa gli indumenti che la figlia indossava al momento in cui è uscita di casa. Le domande dell'avvocato si soffermano in particolare sui guanti neri, sugli indumenti anche intimi e se, oltre al registratore, Yara aveva con sé altri oggetti. Quando uscì di casa alle 17.30 Iara indossava un paio di leggings neri, una felpa, un giubino, indossava una maglietta azzurra, portava con sé i guanti che erano il mio regalo, le scarpe all star nere, inoltre aveva le chiavi di casa, il lettore musicale e il cellulare. Le domande toccano a sbalzi più punti, dagli indumenti si passa al pranzo. «Senta, ricorda quello che ha mangiato a pranzo? È sempre l'avvocato Campurini che parla. Unitamente a Claudio Salvagni, sono i due avvocati difensori di Bossetti, entrambi dal foro di Como. Patatine, pane, prosciutto. L'apparecchio correttivo per i denti che Iara portava era motivo di presa in giro da parte dei compagni che, proprio per questo, la chiamavano Iara Toyota, Iara Coyotta, incalza ancora Campurini. La madre di Iara, no, nessuno la prendeva in giro, solo qualche scherzo fra compagni di classe. A proposito di scherzi più o meno spinti tra i compagni, l'avvocato Paolo Campurini fa presente che Iara aveva recentemente prelevato in prestito due testi dalla biblioteca, i cui titoli e la cui lettura suggerisce ai giurati e alla Corte. Gli autori dei due testi sono Jacqueline Wilson per Piantatela, Chi l'ha detto che il bullismo esiste solo tra i maschi, e Constance Briscoe per Bruta. I difensori di Bossetti ipotizzano che Yara possa essere rimasta vittima di un'azione di gruppo originata dal bullismo, ipotesi supportata dal fatto che nello stesso periodo, nella stessa zona, vengono rinvenuti due cadaveri. Uno di persona maschile e uno di persona femminile, una ventunenne indiana la cui morte però sarà archiviata in seguito come suicidio. Non solo per questo, ma anche perché il campo di Chignolo d'Isola, dove è stato rinvenuto il cadavere di Yara, è soprattutto nelle ore serali frequentato da tossici e prostitute. La presenza poi sul retro del centro sportivo. Di un gazebo dove molti ragazzi sono dediti a bere, fumare e drogarsi fanno supporre ai difensori che l'ipotesi di un'azione dovuta a bullismo non possa essere del tutto esclusa. Anzi, il fatto poi che la vittima si occupasse di letture inerenti al problema del bullismo hanno indotto i difensori a consegnare alla corte fotocopie di libri presi in prestito dalla biblioteca da Iara. La Presidente Antonella Bertoia fa mettere agli atti le fotocopie delle pagine frontali dei due libri indicati. Rimarranno agli atti, non faranno parte delle carte processuali. Camporini, qualcuno dava fastidio? No, precisa la madre di Ara, che riferisce altresì che la figlia aveva nel suo zainetto un testo riguardante la storia della seconda guerra mondiale, alla cui lettura era impegnata. La figlia in quel periodo era rimasta impressionata dalla storia di Sara Scazzi. Maura panarese non guarda mai Bossetti, mentre questi non le distoglie mai gli occhi di dosso. Non perde una parola Bossetti di quanto la madre di Ara espone. La signora Gambirasio dà risposte secche senza dilungarsi, capelli cortissimi, aspetto giovanile, leggermente strabica, porta pantaloni bianchi e una sottile maglietta, catenina al collo. Attenta alle domande sicura nelle risposte. Mani incrociate, rotti lentamente i due pollici. Parla su domanda degli avvocati anche delle mutandine che Iara avrebbe indossato prima di uscire da casa. E' sicura che siano le stesse che Iara aveva indosso al momento del ritrovamento del cadavere. Dopo gli interventi dei genitori di Iara, il presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Antonella Bertoglia, sospende l'udienza rinviandola al pomeriggio. Nel pomeriggio numerosi gli interventi degli avvocati, i testi vengono sottoposti a una serie continua di domande per lo più formulate in maniera identica e come oggetto le stesse cose. Domande poste, eccone alcune. Quando si chiude la porta principale di uscita della palestra fa rumore, tutti affermano che la porta è difettosa e quando si chiude tende a fare rumore. I telefonini in palestra rimangono accesi o vengono spenti? Rimangono accesi ma sul silenzioso. Ricorda il colore dei sedili e degli autobus, qual era l'utilizzo che Iara faceva del suo telefonino, veniva controllato il telefonino di Iara. Spesso le domande degli avvocati vengono non ammesse e tacitate dal presidente della Corte, Antonella Bertoia, con un preditorio irrilevante. Talvolta il presidente della Corte ferma anche il pubblico ministero con altrettanta fermezza, domanda totalmente irrilevante. Camporini, senta, rivolto alla madre di Yara. Lei, il 13 febbraio 2012, riceve una lettera da una donna che sospettava di suo nipote Atila, così soprannominato. Interviene il PM. Questa pista è stata già esaminata senza risultato. La madre di Yara. Allora ti piace, Maurizio, è un compagno di classe. Al sentire il nome, le si illuminavano gli occhi, racconta la madre, parlando di Yara. La zia Nicla Gambirasi andava spesso con Iara al supermercato, Eurospin di Brembate di sopra. La mamma, Iara era felice per gli ultimi voti riportati. Prima di uscire per portare lo stereo in palestra, mamma non abbiamo un sacchetto, figurati se stanno tutti a guardare te. Domande su domande, di che colore era lo stereo? Era bianco? Il telefonino era stato comprato? Veniva controllato? Iara e la destra? Persone estranee in casa per pulizie, signora pulizie e altre persone, nel formulare tutte queste domande, il rossiccio avvocato del foro comasco Paolo Campurini gioca con le bianche stanghette degli occhiali appoggiandone una soltanto all'orecchio sinistro, lasciando cadere il resto della montatura con noncuranza a penzoloni. Pone le domande con voce suadente e Campurini. Un incomprensibile strano sorrisetto sulle labbra alleggia sul suo viso quando si appresta a formulare le domande e altrettanto quando ascolta le risposte. Usa gli occhiali con grande e abile gestualità, ne fa lo stesso uso che il grande De Filippo nelle sue recite teatrali era solito fare con il fazzoletto. Gli occhiali vengono tolti e inforcati, ancora inforcati e tolti in continuazione ad ogni lettura di domanda e nell'ascolto di ogni risposta. Il presidente Antonella Bertoi, a portamento austero, elegante, capelli lunghi, castano biondi a cadere sul viso, inforca gli occhiali e invita il PM a sfruttire il numero dei testimoni dal momento che le loro testimonianze sono meramente ripetitive, sempre di più ripetitive. Stronca poi i continui tentativi degli avvocati difensori di incanalare il confronto su indagini parallele. Bisogna escludere che si facciano indagini parallele e con aria severa avverte che verranno prese in considerazione solo validissime prove a carico o a discarico dell'imputato. Alle 19.30 il Presidente revoca l'ammissione degli ultimi testimoni. In chiusura gli avvocati difensori presentano alla Corte formale richiesta per l'acquisizione di dati grezzi riguardanti i fogli di lavoro dei rischi di Parma relativi in particolare alle analisi della traccia genetica rinvenuta sugli indumenti di Iara, dati estremamente tecnici che la Corte ha accordato di acquisire. Terza udienza, venerdì 11 settembre 2015, la segna stampa. Il giorno, Gabriele Moroni. DNA ancora protagonista. La difesa di Bossetti rivaluta i test genetici e punta sul bullismo. Bossetti fissa la madre di Iara. Non ho paura del suo sguardo. L'ex compagno di cella, Bossetti è un animale. Iara era il sale della nostra vita, padre in lacrime, giuria commossa. L'Ecco di Bergamo, Iara non tornava e l'angoscia cresceva. Iara era la mascotte della famiglia, il giallo del DNA sui guanti. Iara l'indossava quella sera. Il mistero del diario segreto, l'amica Martina, l'ultimo SMS prima che sparisse. Il presunto killer, muto e impassibile, non ha mai abbassato gli occhi davanti ai testimoni. Corriere della Sera. Iara non aveva alcuna relazione sentimentale. Il giorno, la difesa di Bossetti rivaluta i test genetici e punta sul bullismo. L'ecco di Bergamo. Iara non tornava e l'angoscia cresceva. Per non spaventare gli altri figli mi fingevo tranquilla. Iara, una ragazza felice che non aveva segreti. Paolo Berizzi. Iara, i genitori in aula. Una ragazzina felice che non aveva segreti. Padre Fulvio Gambirasio. Sono passati tanti giorni, mi devo preoccupare. Dove sei? Fatti sentire. Iara non aveva alcuna relazione sentimentale. Armando Di Landro, quasi a contraddire quanto affermato da una signora di Trescore, Alma Azzolini, che ha messo a verbale di avere nell'agosto del 2010 visto l'imputato in un'auto un lunga e grigia vicino al cimitero di Brembate di Sopra, dall'altra parte rispetto alla palestra assieme a una ragazzina. Una lettera di Bossetti ad un emittente nazionale. In cantiere c'erano due persone taciturne, una di queste molto strana, con me. Diario scolastico di Iviara. Annotazione. Gara. Domenica 28 novembre 2010. Competizione di ginnastica ritmica. Nella copertina del diario, Tremenda voglia di vivere tra curicini, disegni, fiori, stelle, punti esclamativi di meraviglia. Per l'aprirsi alla vita e poi annotate date di compleanno del padre, 16 settembre, e della madre, 7 novembre, e poi un ciao ciao. Ancora tra le altre annotazioni trovo in inglese almeno otto cose che cambieranno la nostra vita nel corso del tempo.